Bentrovati, questo è Alza il Volume. E Alza il Volume ed è soprattutto Mater Radio, è il quarto anno che siamo qui e inauguriamo sempre da questa bellissima piazza che dà sui Sassi, che sta sul Sasso Barisano e che è appunto in piazza San Pietro Barisano. Si celebreranno molte cose in questa piazza, molte delle quali hanno a che fare con la musica, ma ci sarà anche un po' di teatro. E gli altri luoghi sono la Casa Cava qua a fianco e Piazza San Giovanni più su, per chi è qua sa cosa intendo con più su. E comunque stiamo cercando da molti anni, da ormai da quattro appunto, come dicevo, di celebrare la bellezza di questa bellissima città, valorizzarne il portato anche culturale e aggiungere qualcosa che è quello che sappiamo fare noi, ovvero la radio, portare anche molti musicisti. Il cartellone di oggi è pienissimo di cose, ci saranno naturalmente dopo di noi gli approfondimenti letterari e non solo di Fahrenheit, con uno speciale dedicato all'architettura e ai Sassi di Matera, poi ancora la musica con Giuliana De Donno e l'orchestra Extra Large, il teatro di Radio 3 con Gommalacca, che aggiunge un altro spazio, la chiesa qui davanti. Siamo comunque nel giro di pochi metri e il panorama rimane lo stesso. Alle 19 Donna Ginevra e le stazioni lunari, che è l'insegna del progetto di Ginevra Di Marco proprio su questo palco, e poi gran finale stasera con Fratto X di Flavia Mastrella e Antonio Rezza in Piazza San Giovanni, quindi il grande teatro. Allora, naturalmente c'è una crew, una serie di persone che ci aiutano a mandare in onda tutte queste dirette, la regia di questo programma è di Piero Pugliese, la cura è di Monica Nonno, i tecnici sono Alfredo Brutti, Franco Fiori, Tommaso Margiotta, lo specializzato di ripresa Piero Belloni e il consulente musicale Gennaro Soldi. Diretta video naturalmente, anche lo streaming audio, potete andare sul nostro sito per quelli che vogliono approfittare almeno in parte della bellezza anche visiva di questo luogo, di questa location. A questo punto direi di partire, poi cercheremo di introdurre al meglio anche naturalmente i musicisti di oggi, ma intanto vi facciamo assaporare quello che è il loro suono. Thank you.
Serena Fortebraccio alla voce, Massimo Carrieri al pianoforte, Giorgio Vendola al contrabbasso e Pino D'Ambrosio alla batteria. Pippo D'Ambrosio, naturalmente avete forse sentito, gli amanti, gli appassionati della musica di Björk, si trattava di un pezzo tratto dal primo album di Björk, Venus as a Boy, debut del 1993, una canzone che è poi è stata inserita anche nella colonna sonora di Leon, un film che ha avuto un grande successo e che l'ha veicolata. Il progetto di Serena Fortebraccio ha deciso in qualche modo di recuperare questo repertorio, quello di Björk, e di trasformarlo. In realtà il miglior modo di interpretare le cose è proprio quello di trasformarle, di non lasciarle, di non fotocopiarle sostanzialmente. Quindi non si tratta di un album di cover, ma vere e proprie interpretazioni che vengono poi in realtà così riofferte, ricucinate in salsa acustica, totalmente acustica e con una vena jazz. Perché siamo andati a finire in Islanda, Serena Fortebraccio? Perché siamo andati in Islanda? L'Islanda, io ci sono, è come se ci fossi nata, ma musicalmente intendo. Perché ascolto quest'artista che è Björk dall'età di 13 anni, quindi da quando avevo 13 anni impattai in questo album, che era debut, e nella fattispecie impattai in Play Dead per primo, MTV che mandava, poi ascolteremo. Mandava questo video, faceva parte della colonna sonora di un film, ma non ricordo quale, in realtà mi catturò totalmente questa figura, innanzitutto così singolare, proprio dal punto di vista fisionomico, e poi proprio questa voce che non avevo mai sentito prima, così personale, così di bimba, ma nello stesso tempo così potente, incisiva, e quindi cominciai ad ascoltarla e mi formai, se vogliamo, con questo ascolto. Quindi quando ho dovuto decidere da cosa volevo partire nella mia produzione come solista, ho pensato che Björk poteva essere un'ottima madrina. Tra l'altro Serena Fortebraccio dice la mia produzione solista perché fa parte da molti anni di un ensemble che molti ascoltatori di Radio 3 conoscono bene, ovvero le Farawalla. Ma continuiamo, visto che i tempi di Alza il Volume sono sempre piuttosto contingentati, continuiamo a attraversare il repertorio di Björk, un album da medulla del 2004, quindi allarghiamo anche il range degli anni e diversifichiamo gli ascolti discografici. Show Me Forgive. Evenness. Endless, but soon.
Serena Fortebraccio e il suo quartetto con un bellissimo assolo di Giorgio Vendola al contrabbasso in questo pezzo. C'è una frase chiave nella biografia di Björk scritta da Mark Pitlicker e anche pubblicata tra l'altro in Italia. Dal momento che non avevano mai avuto a che fare con l'Islanda prima della comparsa di Björk, i media ebbero inizialmente la tendenza a mettere in relazione il suo aspetto esotico con il paese da cui veniva, dando così per scontato che tutti gli islandesi fossero strani come lei. E in effetti questa è una sfumatura che non tutti prendono in esame, cioè il fatto che appunto Björk è strana anche per gli islandesi, e non solo è strana naturalmente, è creativa, è vorace, è capace di trasformare le sue inclinazioni creative in progetti veramente luminosi dal punto di vista artistico. Riportarla verso il jazz è un'operazione stramba, bizzarra, ma non troppo, perché la stessa Björk nel 1990 ha esordito con Glyn Glow, che è un altro disco recuperabile, in cui Björk faceva jazz puro, acustico, eccetera. Dopo poi ha avuto tutta un'altra parabola e altri tipi di immersioni stilistiche. Continuiamo con un pezzo che nell'originale Medulla era una specie di, come dire, invocazione molto sublime, composta inizialmente solo per pianoforte dal compositore islandese Jorun Vidar e poi riarrangiata da Björk. Sentiamo la versione di Serena Fortebraccio e i suoi compari. Säfyr sak i kär
La musica di Björk era interpretata da Serena Fortebraccio, in questo caso avete sentito, sono tante le coloriture, ce n'è una però che insomma non avevamo convocato, quella del vento che ogni tanto arriva, lo dico anche per gli ascoltatori che sentono questi borbottii, però insomma ci sta di fatto. Ci sta anche, nel testo. Perfetto, quindi che peraltro in questo caso era islandese. Sì, era in islandese. Che tu una faticaccia. Immagino perché tu dell'accento di Reykjavik, dialetto di Reykjavik lo fai, no? Se riesco a trovare le similitudini nel sound con il dialetto tranese, sì, la cosa è fattibile. Devo dire tu sei che pugliese, non io avrei sono detto. Di ah, ecco sì, perfetto. Bene, quindi allora adesso in realtà abbiamo ancora poco tempo, ma il tempo per un altro brano, sì, è un brano bellissimo, Play Dead, molto triste nella versione originale di Björk. La reinvenzione in questo caso è totale. Secondo me, se i Police avessero suonato Roxanne utilizzando un combo jazz, il suono sarebbe stato un po' simile a questo. Play dead.
grazie. Serena Fortebraccio, Massimo Carrieri, Giorgio Vendola e Pippo D'Ambrosio. Noi ci ritroviamo qua alle 15.50 con Giuliana Di Donno e l'orchestra Extra Large. Naturalmente abbiamo attraversato però in una mezz'oretta il mondo di Björk, abbiamo ancora forse una piccola porzione di tempo per sapere quanto è stato difficile trasporre, cioè cambiare lo scenario anche e soprattutto timbrico a questi brani che sono spesso ad esempio pieni di elettronica. Sì, è stato da un lato difficilissimo, nel senso che mi confrontavo con chi l'elettronica, tra virgolette, la sviluppa e ne fa da pioniera, se vogliamo. Sì. Per cui ho deciso a un certo punto che l'elettronica nel mio progetto non ci doveva essere, che mi facevo molto male. E ho reso tutto acustico perché fondamentalmente noi giochiamo molto col suono e quindi possiamo provare a ottenere timbricamente, dinamicamente un sound che è poi un viaggio come nella manipolazione del nostro suono, però in via analogica. È stato un bellissimo viaggio questo di Alza il Volume quest'oggi dal vivo da Piazza San Pietro Barisano a Matera. Adesso la linea va a Fahrenheit, agli ospiti di Marino Sinibaldi. Vi ricordo appunto che alle 15.50 ci sarà un'altra porzione di concerto, Giuliana De Donno e Orchestra Extra Large, sempre su questo palco alle 19, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e il suo quartetto, il suo progetto Stazioni Lunari. Quindi insomma presidiate Matera o via radio, via etere, via anche naturalmente web e soprattutto quelli che sono qua, tornate su queste sedie ad ascoltare buona musica. La linea, naturalmente non ho detto neppure che come al solito la sigla sarà ancora appannaggio del quartetto di Serena Fortebraccio, quindi adesso tocca a loro di nuovo. Drops of roses and whiskers and kittens, bright copper kettles and warm golden meters, brown paper packages light up the street. These are a few of my favorite things. Green colored ponies and green stuffed strudels, sorbets, sleigh bells, schnitzel and noodles, white gold and flying moon in the streets. These are a few of my favorite things. When a dog bites, when a bee stings, when I'm Le 15 e un minuto, prendiamo la linea dalla casa Cava nel cuore dei Sassi di Matera. Un saluto.